Buongiorno, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Scusatemi appunto la voce, insomma è mattina e ho detto colgo l'occasione adesso che non ho ancora lezioni in università di registrare un po' di video. Anche se questo video qua l'avevo già registrato forse penso ormai quasi un mese fa. Era registrato malissimo, non mi piaceva per niente e ho deciso di insomma quando ho tempo di ritornare sulla mia postazione, insomma fondamentalmente tra virgolette, perché poi postazione non è. Non ho messo le luci e perdonatemi se c'è questa cosa sparaflesciata qua dietro. Cioè praticamente qua la mia mano diventa invisibile, vabbè. Però io ne approfitto appunto per poter registrare, così da non dover per forza obbligatoriamente utilizzare sempre le softbox. Questa è praticamente la domanda del secolo che voi mi fate ogni giorno praticamente. Però ma come fai a svegliarti presto la mattina? 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 Allora, parto da questo preambolo che poi non sarà un preambolo, ma è semplicemente appunto la mia storia. Io sono sempre stata una mattiniera, quindi non sono una persona che tende a dormire tantissimo, non sono una persona che tende a dormire, non sono una persona che fa più di tanto fatica a svegliarsi, quindi partite da questo presupposto, perché io sin da quando sono nata, quindi da quando ero piccolina che andavo all'asilo, alla scuola materna, insomma, sono sempre stata abituata ad essere svegliata alle 6 del mattino, ok? Sì, e voi direte, povera bambina. Quei tempi sì, me lo sarei detta anch'io. Però nonostante tutto questo, elementari, medie, liceo, eccetera, mi sono sempre svegliata presto. La mattina io rendo di più, io tipo il mio cervello si spegne dopo le 7 di sera, dopo le 6 e mezza. Già alle 6 arranca, fa fatica. E niente, io dopo proprio non connetto più. Cioè per me la sera è dedicata al relax, a meno che appunto non abbiamo esame cose del genere, ma anche il giorno prima di un esame io generalmente dopo le 7 chiudo i libri. Quindi diciamo che in università o comunque sia in generale nella vita io non sono una persona che dorme tanto. Anche quando sono in vacanza mi sveglio relativamente comunque presto per i miei standard. E se capita che io veramente mi svegli tardi è perché sono full, cioè significa che proprio io non reggo più. E questa cosa qui dello svegliarmi tardi mi capitava in tirocinio, per esempio. Ebbene sì, in tirocinio mi è capitato penso l'ultimo giorno o il giorno dopo mi sono alzata, che era un sabato, forse un venerdì, non mi ricordo più. E erano tipo le 11:30, cioè una cosa folle. Infatti ho detto, oddio, cosa mi sta succedendo? Ho cercato di arrangiare 5 consigli da condividere appunto con voi per farvi capire davvero come diventare delle morning person, si può dire così, o comunque sia, sapete che ci sono in generale i video classici americani, how to wake up at 5:30 a.m. Sapete tutti questi video qua, insomma motivazionali eccetera, dove generalmente si dice praticamente la stessa identica cosa. Cioè secondo me sono più belli da vedere perché sono montati bene eccetera. Io vi dico quello che faccio, ok? E vi dico come alla fine stanno veramente le cose, nel senso che questo arrangiamento che io faccio non è una cosa che io faccio proprio tutti i giorni, ok? Partiamo da questo presupposto. Tip numero 1: ci si deve chiedere di quante ore di sonno io ho bisogno. Molti dicono, ah sì no, bisogna dormire dalle 7 alle 8 ore. No raga, cioè siamo tutti diversi, non è che tutti noi abbiamo bisogno di riposare 8 ore, 9 ore, 10 ore. C'è chi ha bisogno di riposare 6-7 ore, c'è chi ha bisogno di riposare 13 ore per esempio. In base a quante ore di sonno voi necessitate, insomma, dovete arrangiare l'orologio. Se vi dite io voglio svegliarmi tutti i giorni per una settimana e iniziare a svegliarmi alle 6 o alle 6 e mezza, quel che l'è, tornate indietro con l'orologio e vedete a che ora vi dovreste già coricare. Scusatemi questo cambio repentino di luci, ma stavo diventando troppo bianca, non mi si vedeva più in viso, insomma. Sono una persona che è generalmente sotto stress, quindi in periodo fondamentalmente lezioni, ecco, diciamo così, quindi quasi durante, non neanche durante tutto l'anno, perché io non è che ho così tanti periodi di lezioni. Sono una persona che si sveglia presto perché sono una pendolare e quindi devo andare, devo insomma o prendere i mezzi o comunque prendere la macchina per andare in università e quindi mi devo svegliare presto. E due, perché mi piace prendermi la mattinata con molta calma. Sono una persona che ha bisogno di dormire dalle 5-6 ore, massimo 7. Se io dormo più di 7 ore inizio a, cioè proprio il mio cervello me lo sento proprio pesante, mi sento tutta rimbambita tutto il giorno. E quindi è una cosa che è una sensazione che a me non piace per niente. Cioè a me basta quanto basta per dormire, ricaricare le pile fondamentalmente, e mi alzo così, insomma. Tante volte mi sveglio anche prima della mia sveglia, per farvi capire
insomma, quanto ormai sia sul pezzo per questa filosofia del be a morning person. Tip numero 2. Allora, qua io sulla mia agendina ho scritto andare a coricarsi presto, ma non per forza dormire subito. Quindi, se voi iniziate a coricarvi, dite, se volete iniziare a fare questa, insomma, questo cambio, che poi non potete farlo da così a così, perché non succederà mai. Mai, ok? È un cambio che voi dovete fare gradualmente. Vi dite, ok, io alle 10:30, alle 11, quel che l'è, 10:30 sarebbe il top, insomma, 10:30 massimo 11, devo essere a letto, cioè significa che io devo aver già preparato tutto quello che dovevo preparare per il giorno dopo, partendo dai vestiti, lo zaino, il pranzo, per chi magari pranza fuori, cose del genere. Organizzare, vedere un attimino quello che devi fare il giorno dopo nell'agenda. Fate partire un telefilm, la musica, un film, guardate dei video, qualsiasi cosa, però siate già rilassati a letto, o col pigiama e anche già lavati e puliti, eccetera, si presuppone, poi c'è anche chi magari non si lava e... Scherzo. Se siete delle persone che ogni giorno vanno a letto alle 2, non potete pretendere alle 10:30 di andare a letto, ok? Però questo non vuol dire che rilassare il corpo e tenerlo a letto sia già una specie di, ok, inizio ad abituare il mio corpo. E io sono così, ma non sono una che si corica subito. Cioè, probabilmente quando mi addormento sarà già mezzanotte. Tutto questo durante la settimana con i miei impegni, ok? Io questa cosa non è che la faccio anche quando esco la sera, perché se esco la sera alle 10:30 di sera io sono comunque ancora fuori. Ok? Tip numero 3. Stancarsi durante il giorno. Allora, stancarsi durante il giorno, credetemi che è importante, perché se voi tendete a non fare niente tutto il giorno, di conseguenza non è che vi verrà tutto sto gran sonno, effettivamente. Sì, è vero, è fisiologico che prima o poi la persona debba riposare, però più fate cose durante il giorno, più sicuramente vi verrà da coricarvi. L'attività fisica è importante, sapete io che in generale, adesso vabbè, di recente ho avuto veramente dei problemi assurdi e non mi sono messa, insomma, ad allenarmi, cose del genere, però ho ripreso da poco e mi faccio quei 30 minuti, quei 45 minuti, me li faccio per bene. Tante volte anche tanti piccoli accorgimenti, come dire scendere per le scale invece che prendere l'ascensore, oppure insomma tutte quelle mini cose durante il giorno che poi fanno la differenza a fine giornata. Tip numero 4, riarrangiare la sveglia piano piano. Vi ho detto prima, se siete delle persone che vanno a letto alle 2 e si alzano perennemente alle 9, voi non potete pretendere di mettere la sveglia alle 6 del mattino o alle 5 del mattino e andare a letto alle 2, ok? Deve essere una cosa tutta graduale, anche l'andare a letto è molto correlato allo svegliarsi. E riarrangiare la sveglia significa che se voi ogni giorno vi alzate alle 9, il giorno dopo metterete la sveglia alle 8, l'altro giorno dopo metterete la sveglia alle 7, ancora per un altro periodo metterete la sveglia alle 7:30, poi piano piano inizierete a scalare. Quindi secondo me svegliarsi comunque tra le 5:30 e le 7 è l'ideale. Cioè, nel senso, io riesco a fare già da prima tantissime cose, ma non potete pretendere di cambiare di giorno in giorno, è una cosa che avviene piano piano, ok? Dovete prendervi del tempo perché siamo tutti diversi. Numero 5. Allora, ecco, costanza. Se voi iniziate ad essere delle persone che comunque si svegliano presto, che sono in generale mattiniere, eccetera, dovete farlo praticamente, non dico sempre, però quasi sempre. Io anche nel weekend sono una persona che si sveglia presto e nel weekend soprattutto mi piace tantissimo fare cose tipo riordinare la stanza, cioè non è che mi piace, le devo fare, ok? Ma non posso impiegare tutta la mia giornata a riordinare la stanza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è per quello che io comunque tendo a svegliarmi presto, magari non prestissimo, però... per le 9 devo almeno aver pulito la mia stanza, fatto i pavimenti, fatto il bagno, insomma tutte queste cose qua. Dal lunedì al venerdì, generalmente con le lezioni eccetera, cerco sempre di tenere un regime di sveglia comunque abbastanza presto, per appunto poter fare tantissime cose. Ah, io a volte studio la mattina, a volte semplicemente mi metto lì, mi prendo del tempo per me stessa, a volte mi preparo il pranzo, insomma diciamo che impiego quel tempo per me. Okay. Io sono una persona che si sveglia tra adesso, ora come ora, senza tirocinio, tra le 5:30 e 6. A me piace svegliarmi presto, quindi è vero, sì. Magari all'inizio uno potrebbe dire, madonna mia, ma come fai a svegliarti tutti i giorni così?
Non è che io mi sveglio tutti i giorni così, però dal lunedì al venerdì tendo a svegliarmi presto. Al sabato e la domenica magari mi arrangio un attimino, invece di svegliarmi alle 5 e mezza 6 mi sveglio alle 7, per farvi capire. Ma comunque sia, è sempre presto rispetto al mi sveglio alle 11 del mattino. Dovete comunque iniziare, secondo me, a mettere dei paletti e piano piano a dirvi: ok, oggi faccio questo, poi domani riarrangio così, e dopodomani riarrangio così. E vedrete che piano piano, insomma, riuscirete anche voi a svegliarvi presto la mattina. Se siete interessati, io potrei sicuramente farvi una specie di struttura della mia morning routine, sia del weekend che soprattutto dell'università in procinto delle lezioni. Avevo già pensato di organizzarvelo, però fatemi sapere se lo volete. Magari in un commentino, scrivetemi magari nei messaggi di Instagram, ecco. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. Fatemi sapere se anche voi proverete. Provate per una settimana, sono proprio curiosa, e poi fatemi sapere. Se vi è piaciuto ovviamente questo video, io vi invito a mettere un like e a iscrivervi al mio canale. Vi mando tanti baci e noi ci vediamo nel prossimo video. Cheers!